destino vuole che, incontrata Giannone, come il nome della via, soffi in questo momento, in queste ore, una forte tramontana, che forse può spazzare via la vita di un uomo addirittura. Sì. Signor Luigi, lei ci ha chiamato per dirci cosa? Per dirgli che qui il 27, cioè il 27 in questo mese, mi vengono a battere la casa. Lei ha chiamato in particolare il nostro Domenico Piattello, siamo qui insieme, lo diciamo, per svelare, come facemmo a suo tempo in altre cose, questo servizio a due mani. Le cacciano la casa perché, diciamolo, proprio tutta è una casa nata su un terreno agricolo. Sì. Quindi in teoria sarebbe anche una sentenza giusta. Fatta abusiva, sì. Come allora, le hanno fatto tutti. Ecco, e questo è il problema. Ci vuole raccontare questo problema? Il problema è che qui si vuole abbattere la mia, però non so su quale criterio si vuole abbattere. Io sono 35 anni che non ho di questa terra. Cioè tutto ciò che ho guadagnato l'ho guadagnato in Germania. Sì, la casa l'ho costruita non con i soldi guadagnati in questo paese, ma all'estero. Ma mi sento dire che vengo a casa mia e mi voglio abbattere la casa. È una bella casa la sua. Forse anche questo. Con sacrifici, sì. Forse anche questo ispira l'abbattimento. Lei che dice? Io so che c'è stato un episodio nella causa con il PM, senza dire il nome del PM. Cosa ha detto il PM nella sua causa? Il PM ha detto che lei sta in affitto. Il PM. E lei? E io sto in una villa. E quindi la possono abbattere. Ma se abbattono questa casa, lei dove va? Non lo so. Lei non ha altre case? No. Io praticamente mi viene tolto il terreno su piedi, mi viene tolto la patria mia mi viene tolta. È l'unica casa questa abusiva? Questa è l'unica casa che io ho, sì. Ma è l'unica casa abusiva della zona? No, è tutto abusivo. Schiavone è fatto tutto sull'abusivismo. Poi ci sono quelli che lavorano in comune e magari riescono a mettere a posto quello che non era legale. Io questo potere non ce l'ho e perciò la mia casa viene abbattuta. Lei come se l'è fatta questa casa? Rubando? Sacrifici, lavorando. E io adesso ho perso pure il lavoro. Per la casa mi trovo qui, io guadagnavo bene, avevo aperto pure una ditta, io faccio case, non le demolisco. Io avevo aperto pure una ditta in Germania e pur fatto della casa mi sono venuto proprio per questo fatto. E io guadagnavo bene. Come mai solo la sua casa? Non lo so, è questo che mi domando tutti i giorni, io non riesco neanche a dormire. Perché qui in questa zona ci saranno almeno, ho contato io, un'altra ventina, 30. A me mi risulta che quasi sono 14.000 i casi. Ah. 14.000 sono. In tutta Schiavone? Non tutta Schiavone, cioè, Torricella Imperiore, Torricella Inferiore, Apollinare, Fabrizio Piccolo, Fabrizio Grande. In tutte le zone di queste parti sono abusive. E ancora adesso si sta costruendo abusive. E senti, proprio in questa zona specifica, che lei sappia, le altre case attorno come sono? Tutte abusive. Glielo dicono, sono amici. Sì, tutto abusivo, ma se faccio una guardata intorno e li vede, sono tutti abusivi. Qui non si è mai dato un avvio sulla legalità, di costruire legale, alla quale si potrebbe dare pure un forte aiuto economico alla cassa dello Stato, cioè alla cassa del comune, dello Stato. Noi invece si pensa soltanto a sperperare i soldi pubblici abbattendo la mia casa. Senta, ci faccio capire, ma lei negli anni non ha mai pensato di bonificarla con qualche legge? E come? Non c'è mai stato un condono. Un condono, no? Eppure se ci fosse un condono lo devono mettere, che uno se lo può anche permettere di pagarlo. Certo. Non che tu devi vendere la casa per pagare il condono, che te la devi comprare di nuovo, no. Cioè una cifra basata sul passo che tu puoi fare. In queste ore che trasmettiamo, il suo avvocato, che è Nino Monte, dello studio Associato Monte, cercherà di fermare questa cosa qui. Sta cercando, sì. Anche perché ci sono dei difetti procedurali. Lei è il proprietario di questa casa? Sì, io sono il proprietario di questa casa. Però ci risulta che in causa vadano la sua ex moglie e sua mamma. Mia madre. E lei? E io non risulto sulle carte, per questo non ho neanche voce in capitolo. Quindi per sentirla ci vuole un miracolo? Ci vuole un miracolo, sì. E quindi lei come è un fantasma, sta parlando di un fantasma? Io sono un fantasma, sì, io vivo in questa casa come un fantasma. Cosa succede? Io mi sento essere una nullità in questo momento. Perché cioè, mi sento arrivare una carta da un tribunale, con frasi che vengo sfrattato della mia propria casa, vengo sfrattato della propria mia casa.
Posso aggiungere, che non arriva a lei, arriva alla signora Bombina e alla signora mia madre. Da lei non arriva nulla? No. Se la trovano la denunciano pure perché è una casa non sua? Sì. E che succede se non si mai arriva la ruspa? Che succede? Che io sono pronto a dare l'ultima voce del mio sangue, lo do. Io sono pronto a tutto. Se abbattono casa devono abbattere anche me. Senta, lei nel messaggio che ha fatto il nostro redattore Piattello ha detto: in questa casa se raschi i muri esce il mio sangue. E che è vero, ci ho lavorato. Ogni anno venivo 3-4 volte a lavorarci. E cavolo, confermare tutti. Ma tutti! A me non dispiace che farla emozionare perché già chissà come sta soffrendo. Senta, ma parlare con qualche politico ci ha mai pensato? E con chi? Nessuno disponibile. E con chi? Uno che guadagna 20.000 euro al mese è disposto a ascoltarti? E come? Con quale criterio lui ti ascolta? E non ti nemmeno caca lui. Lui non ce ne frega niente a tutto ciò che ti succede. E cercare di parlare oltre il tribunale con i giudici per far capire la situazione umana? Mi ha minacciato che io non fossi in capitolo e mi stavo star zitto, se no mi facevo prendere dei carabinieri. So che sono arrivati i carabinieri qui, le hanno chiesto chi l'aveva costruito, lei cosa ha risposto? Che l'ho costruita io con le mie mani, sì. Però poi è stato scritto che lei era soddisfatto, come se fosse un miliardario. E scusa, come dovrò essere? Scusa, come? Se l'ho costruita sì che sono soddisfatto, che l'ho fatto col mio sangue, sì, col mio sangue l'ho fatto. Senta, ci racconta qualche episodio che ricorda della costruzione di questa casa? Qualcosa ci sono i filmati, guarda, dopo portare pure i cassetti. No, qualcosa che le ricorda con piacere di questa sua casa, non solo queste cose brutte. Che quanto ci vengo fino all'ultimamente prima di arrivare in questa casa, che uscivo fuori la porta e il sole mi baciava. Questo, cioè, era una cosa bellissima, essere baciata dal sole quando io uscivo di questa casa. Cosa possiamo dire di più? Non lo so, vida lei, non lo so. Io sto prendendo il terreno sotto i piedi. Cosa chiede allo Stato? Allo Stato chiede che come si fa a togliere la vita a una persona. In questo modo, facendo una cosa del genere, un uomo si uccide, l'ammazzano, è una cosa ridicola, questo io la chiamo abuso di potere. Senta, che speranze c'ha? Non lo so, mi dica lei, non lo so, io con chi parlo, nemmeno ci credono che succederà. Nemmeno ci credo. Ma gli altri vicini che sono in queste condizioni, che cosa non dicono? Gliene frega niente, perché non sanno quello che davvero sta succedendo. Non ci credono. Credono che lei stia esagerando. Sì, sto esagerando, io sto uscendo pazzo. Senta, signor Luigi, è sempre difficile chiedere un ultimo messaggio in intervista così triste anche. Del resto ci sono due sentimenti che il giornalista, da un punto di vista sembrerebbe tutto normale perché è una casa abusiva, dall'altro punto di vista è un'ingiustizia perché tutto attorno è peggio. Peggio, sì. E per cui dica lei un messaggio finale col cuore ai coriglianesi che l'ascolteranno, ai giudici magari, al Dio, qualcuno che la possa ascoltare. Di svegliarci e di capire che qui si sta dando in dittatura, di darci una mossa. Non dormire, si esagera su tutto e ogni cosa adesso, non si è padrone della propria casa, è terrificante proprio. Si sente vittima di un'ingiustizia? Ma come no? Ma se io ero l'unico che avevo costruito abusivo, beh sì, allora sì, ma che tutto a schiavone è fatta abusiva. E ripeto, e poi quei potenti che hanno lavorato nei comuni si hanno messi a posto le case. Chi è andato al potere ha messo a regola le loro cose e hanno messo a regola le loro familiari. A me mi stanno abbattendo. Il motivo non lo so. C'è una cosa che voglio dire, che si chiama mia moglie in Germania e si ci dice: signora, lei la smette di fare sacrifici in Germania perché non ha senso. Ah, c'è un particolare che dimenticavo grave, che a sua madre è arrivato, sta facendo una causa per resistenza. Sì. Sua moglie la sta facendo, ma verrà deciso dopo l'abbattimento. Dopo l'abbattimento, sì. Beh, vede dove è la giustizia. Quindi spieghiamo, sua madre sta cercando fino all'ultimo momento col suo avvocato di salvare. Sua moglie dopo. Dopo. Quindi prima non si è mai l'abbattono e poi si discute. Sì, poi si discute di mia moglie.
Ma che se ci dice mia moglie che lavora in Germania e pure ha il 70% di invalidità, mia moglie, 70%. Una vita che stiamo lavorando. Veniamo qui e ci dicono tu non sei più italiano. Tu, anzi, un straniero qui viene trattato meglio. Allo straniero se ci dà tutto a me mi vogliono togliere la casa. Assurdo, guarda, assurdo. Soltanto a pensare a questa frase che hanno scritto su quella carta, io mi sento vuoto, vuoto, cioè il mio cervello comincia a sfumare, comincia a non capire nulla, nulla. In bocca al lupo. Grazie.